Le chiedo di rispondere solo con favorevole o contrario. Favorevole o contrario alla partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale? Contrario. Favorevole, ma non posso rispondere solo favorevole o contrario, perché io posso risponderle favorevole, però le ricordo che i cittadini in democrazia scelgono gli amministratori per essere governati. Quindi io credo che gli amministratori che vengono scelti in modo democratico abbiano poi il dovere di governare e di fare delle scelte. Coinvolgiamo pure anche i cittadini, ma i cittadini hanno già delegato con le votazioni. Assolutamente favorevole. Favorevole. Faremo il bilancio partecipato, favorevole. Assolutamente favorevole. Io favorevolissimo. I 5 Stelle però forse non si rendono conto che non è sempre così semplice partecipare, bisogna partecipare secondo delle regole che forse loro non hanno ancora digerito. Ecco. Favorevole o contrario alle riprese video dei consigli comunali? Favorevole. Favorevole, non ho mai avuto problemi da questo punto di vista. Oh, assolutamente favorevole. Favorevole. Favorevole, in streaming assolutamente. Assolutamente favorevole. Favorevole. Favorevole o contrario agli inceneritori? Contrario. Contrario. Assolutamente contraria. Contrario. Ma oggi non ha non c'è necessità di inceneritori nel nostro comune, assolutamente, nel senso che la raccolta differenziata supera il concetto dell'inceneritore, quindi sicuramente sono contrario all'inceneritore dei copertoni delle automobili e degli autoveicoli che in questo momento è sotto processo, sotto progetto in regione. Di sicuro non possiamo consentire che un inceneritore venga collocato nel terzo distretto vitivinicolo italiano. Insomma, dico sempre che immaginiamo se una ipotesi del genere nelle valli del Barolo o del Sassicaia. Assolutamente contrario, stiamo facendo una grande battaglia. L'inceneritore è un argomento difficile, ma io sarei favorevole. Favorevole o contrario alla costruzione di nuove moschee in Lombardia? Contrario. Contrario. Assolutamente favorevole. È un problema di tutti, vanno sottoposti ad un confronto più ampio che non è solo quello del comune. Bisogna coinvolgere tutte le istituzioni, quali prefettura, forze dell'ordine, e capire se in un territorio piuttosto che in un altro la sicurezza è conforme a quanto oggi sta avvenendo nel mondo. Ecco, noi abbiamo questo terrorismo africano che si sta ormai espandendo anche sul territorio europeo e noi non siamo comunque esenti da questo percorso, anche perché le forze dell'ordine si riconoscono perché hanno addosso una divisa, ma il terrorista, il delinquente non lo si può riconoscere perché non ha segni particolari. Sono favorevole laddove c'è il consenso della popolazione. Io non sono contraria, però ho anche l'idea che così come noi possiamo fare, come dire, accogliere diverse espressioni religiose, mi piacerebbe che anche nei paesi arabi ci fossero le chiese cattoliche. Non posso essere né favorevole e non posso essere contrario, perché in un paese dove c'è tolleranza di religione, come fai a essere contrario? Certamente la religione islamica porta con sé un problema, che non è tollerante, quindi potrebbe costituire un problema la moschea in città. Favorevole o contrario ai vigili urbani armati? Contrario. Ma favorevole lo sono. Assolutamente contraria. I vigili urbani sono già armati, quindi è sufficiente quello che hanno. Non servono, sono contrario.
sono favorevole. No, Armatti no, perché fanno un po' di casino, come è già successo. Favorevole o contrario al registro delle unioni civili omosessuali? Contrario. Contrario. Assolutamente favorevole. Certo. Sono favorevole. Sono favorevole. Contrario.